Si avvicina la solennità in onore di Sant'Antonio da Padova e siamo in compagnia del parroco Don Carlo Pisani che ci illustrerà il programma dei relativi festeggiamenti. Abbiamo già iniziato la tredicina che ci prepara alla festa del 13 giugno, ancora prima i 13 martedì maggiori che hanno caratterizzato la prima parte dell'anno e ora stiamo per entrare nei momenti cruciali. In questi tre giorni, che a partire dall'11 fino al 13 appunto vedranno l'immagine di Sant'Antonio ritornare sulle strade della nostra contrada. Quest'anno, dopo i due di celebrazioni in modo diverso a causa dell'emergenza Covid, abbiamo dovuto comunque rimodulare le celebrazioni sia per evitare ancora l'assembramento e quindi continuare con un atteggiamento di prudenza, sia anche per la coincidenza con la tornata elettorale che vede impegnata la nostra città sia per il referendum che per le amministrative. Per questo l'11 giugno ci sarà la processione che solitamente si tiene alla vigilia della festa del Santo, quella che vede l'immagine di Sant'Antonio, pellegrina per le strade di Moio Alto, quindi alle ore 14:30 l'immagine del Santo lascerà la chiesa parrocchiale per percorrere via Piano delle Pere con le sue diverse strade collaterali, via La Vecchia, Contrada La Vecchia, poi via Moio Alto, dove celebreremo anche la Santa Messa, e poi ritorneremo per via Serra, via Torretta, e così si concluderà questa prima parte. Il giorno successivo, 12 giugno, festa della Santissima Trinità, ci sarà al mattino alle ore 11 la tredicina e alle 11:30 la Santa Messa. Al pomeriggio l'immagine del Santo verrà trasportata a partire dalle ore 18 per via Iscalonga, raggiungeremo poi Trentova dove celebreremo la Santa Messa e ci sarà questo momento con gli operatori del mondo agricolo che ormai da qualche anno sta caratterizzando la festa di Sant'Antonio per la benedizione dei mezzi agricoli e degli animali. Ritorneremo poi in chiesa attraversando via Belvedere e quindi visitando anche le abitazioni, le case di quella parte della contrada. Al ritorno poi rientreremo in chiesa dove celebreremo il transito, cioè ricorderemo la morte di Sant'Antonio. Il giorno 13 al mattino ci saranno tre celebrazioni eucaristiche alle ore 7, alle ore 8:30, alle ore 10, tutte seguite dalla benedizione del pane. Il pomeriggio alle 18:30 la Santa Messa solenne e poi la processione a piedi con l'immagine del Santo che percorrerà via Serra, via Primavera, via del Piaggese, via Napolitano, via Cupa, via Pio X e poi rientreremo da via Moio, via Estate, via Autunno, via Serra e di nuovo poi rientreremo in chiesa dove celebreremo la Santa Messa. Un percorso un po' abbreviato e modificato appunto per dare alla processione anche maggiore dignità, ma soprattutto per rispondere alle esigenze pratiche, quelle di processioni più brevi e per non intralciare
poi le operazioni di scrutinio che vedono ancora impegnate le forze di polizia, le forze dell'ordine della nostra città in quel giorno. Questa modifica tuttavia non ha visto escluso nessuno, ma come stesso ricordato poco prima, toccheremo tutte le strade della contrada, in modo che l'immagine del santo potrà essere venerata anche dalle persone che non hanno la possibilità di venire a visitarla in chiesa. Ci saranno ovviamente anche dei momenti di festa esteriore, ma l'invito ovviamente è quello di vivere questo giorno come devoti di Sant'Antonio, riscoprendo il suo messaggio sempre attuale, che è quello di fissare il nostro sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede.